E salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte di Yu-Gi-Oh! La storia. Finalmente ragazzi, dopo praticamente un anno da quando è uscita la prima parte, sono riuscito a portare appunto questa seconda ed ultima parte dedicata appunto alla storia del franchise di Yu-Gi-Oh! Rispetto alla prima parte che non aveva tutte queste luci sofisticate, questa volta mi sono attrezzato un po' di più, quindi niente, direi di partire. Comunque ragazzi, ripeto che questa è la seconda parte del video appunto Yu-Gi-Oh! La storia. Nella prima parte ci siamo concentrati di più a parlare della nascita vera e propria, quindi partendo dal manga di Kazuki Takahashi, fino a spostarci all'anime e infine al gioco di carte. E in questa seconda parte vi andrò a raccontare appunto come si è evoluto da lì in avanti il franchise di Yu-Gi-Oh! Ovviamente senza entrare troppo nel dettaglio, perché sennò ragazzi ci vorrebbe un video almeno di un'ora per fare tutto in modo elaborato. Un video che forse porterò in futuro, ma questo è un altro discorso. E quindi ragazzi ci siamo dilungati fin troppo in chiacchiere, quindi direi di partire, anzi ripartire. Infatti ci eravamo lasciati al gioco che stava diventando sempre più competitivo anno dopo anno, con la Konami che pian piano organizzava sempre più tornei ufficiali, passando prima magari dai tornei cittadini, i local, per poi spostarsi ai tornei regionali, nazionali, fino ad arrivare addirittura a tornei europei e mondiali. Nel 2006 fu addirittura un italiano a vincere il mondiale, ovvero Dario Longo, giusto per completare la vittoria mondiale ottenuta nello stesso anno dalla nostra nazionale italiana di calcio. Nel frattempo è da segnalare che la serie animata di Yu-Gi-Oh! GX, di cui vi avevo parlato l'altra volta, inizia a essere molto più fedele al gioco di carte reale prodotto dalla Konami. Il 26 marzo del 2008 Yu-Gi-Oh! GX si conclude, per lasciare spazio a una nuova serie anime che avrebbe avuto il compito di introdurre anche una nuova meccanica di gioco. Già il 2 aprile del 2008 esce Yu-Gi-Oh! 5Ds, che introduce nuovi personaggi e anche un nuovo modo di duellare rispetto ai classici duelli con il Dueling Disc. Infatti la maggior parte dei duellanti si sfida a bordo di alcune speciali moto chiamate Duel Runner. E il duello si sviluppa per l'appunto in corsa sulle moto. Questa volta il nostro protagonista è Yusei Fudo, un ragazzo diciottenne che vive in povertà a Neo Domino City. Anche se a essere più corretti, Yusei vive nella zona più povera e malfamata della città, che viene chiamata il Satellite, visto che 17 anni prima la città di Domino era stata colpita da un forte terremoto che aveva diviso in due la città. Con Yu-Gi-Oh! 5Ds vengono introdotti i mossi sincro, con il bordo della carta bianco e con una tipologia di evocazione diversa da quella con le fusioni. Infatti quello che prima si chiamava Fusion Deck, che conteneva appunto le carte da fusione che stavano separate dal Main Deck, cambia nome in Extra Deck. L'evocazione sincro si differenzia subito per la modalità di evocazione. Infatti, per chiamare in campo un mostro sincro, bisogna che la somma dei due o più mostri utilizzati come mostri materiali sincro corrispondano al livello del mostro sincro che si vuole evocare. Oltre a questo, servono mostri che ricadano sull'archetipo Tanner, utilizzato esclusivamente per i sincro. Il gioco subisce un'accelerata notevole, considerando che non bisognava più utilizzare una carta magia per evocare questi mostri, come nel caso dei mostri fusione, appunto. Ma erano proprio i mostri stessi a potersi combinare tra di loro grazie all'utilizzo dei livelli. Inoltre i mostri sincro possiedono numerosi effetti, a differenza magari delle prime fusioni che non ne avevano neanche uno. Da segnalare che nel 2010 esce un film crossover fra le tre serie di Yu-Gi-Oh! Chiamato appunto Yu-Gi-Oh! E i legami che trascendono il tempo, e che vede come protagonisti Yugi, Jaden e Yusei. Anche se purtroppo da noi in Italia questo film non è mai arrivato doppiato. Insomma, rispetto ai primi anni il gioco inizia veramente a cambiare e l'era sincro dura fino al 2011, quando l'11 aprile di quell'anno uscì in Giappone la prima puntata di Yu-Gi-Oh! Zexal, una nuova stagione con nuovi personaggi e nuovi mostri. Da noi in Italia la serie arrivò circa un anno dopo, ovvero il 9 giugno del 2012, e questa volta è da segnalare che i diritti televisivi per la trasmissione dell'anime passano da Mediaset a K2. Io ragazzi sono molto affezionato alla serie Zexal perché mi fece riavvicinare all'anime
anime, alle varie serie anime di Yu-Gi-Oh!, ma soprattutto al gioco. La storia si incentra su Yuma Tsukumo, un giovane duellante, un po' maldestro, che mira a diventare il campione assoluto di Duel Monster. Un giorno, durante un duello con Shark, il bullo della scuola, un misterioso spirito di nome Astral aiuta Yuma a vincere. Astral ha perso la memoria e spiega a Yuma che sta cercando di recuperare i suoi ricordi, che sono stati frammentati nelle carte di 100 mostri Xyz, chiamati Mostri Numero. In questa serie sono palesi le citazioni alla prima storica serie di Yu-Gi-Oh! E possiamo dire che Zexal si pone come apripista per le nuove generazioni, con una grafica rinnovata e un protagonista più giovane e meno maturo dei precedenti. E come da copione, questa volta sono le carte Xyz le protagoniste indiscusse dei duelli. Già, i mostri Xyz. Questa è la nuova tipologia di mostri che viene introdotta grazie alla serie Zexal. E che da lì a poco fece la propria ufficiale uscita con i primi starter deck come Alba degli Xyz, oltre ovviamente a delle espansioni di buste come ad esempio Forza Generatrice o molte altre che mi sono rimaste nel cuore. Rispetto ai mostri fusione e sincro, gli Xyz sono molto più facili da evocare. Infatti basta che due o più mostri abbiano lo stesso livello per evocare un mostro Xyz con un rango uguale. Il rango non è altro che il corrispettivo del livello. Inoltre i materiali non vanno al cimitero come nei casi precedenti, ma rimangono attaccati al mostro. E proprio grazie a quei materiali attaccati al mostro, gli Xyz possono attivare i loro effetti. Proprio questo tipo di evocazione più rapido e intuitivo mi fece ai tempi riavvicinare al gioco. E visto che ormai avevo 13 anni riuscivo a capire anche un po' meglio come funzionava un duello, quali strategie attuare, visto che quando ero più piccolo, cioè quando ho conosciuto Yu-Gi-Oh! All'età di 5 anni, 7, giù di lì, non potevo capire ovviamente come funzionava veramente un duello. Poi Yu-Gi-Oh! È un gioco che è diventato complesso anno dopo anno, però a questo arriveremo tra poco, tranquilli. Il fatto di poter essere evocati senza l'utilizzo di mostri specifici, come nel caso dei mostri Tanner per i sincro, o senza l'utilizzo di carte magia tipo polimerizzazione per le fusioni, o carte magia per i mostri rituale, rese gli Xyz molto più versatili e utilizzabili in praticamente ogni mazzo, visto la loro evidente facilità di evocazione. Meno facile sarà sicuramente l'evocazione dei mostri Pendulum, un nuovo tipo di mostro introdotto nella serie anime Yu-Gi-Oh! Arc 5, uscita in Giappone nel 2014. La serie segue le vicende di Yuya Sakaki e i suoi amici, che in questa serie hanno un nuovo modo di duellare. Infatti in questa serie i duelli vengono chiamati Action Duel, in cui i duellanti possono attraversare vari ambienti 3D per individuare carte speciali, magia o trappola chiamate Action Card. Insomma, questa serie, nonostante abbia visto almeno una ventina di episodi, non sono proprio riuscito a farmelo a piacere. A parte questi cambiamenti nei duelli della serie di Yu-Gi-Oh! Arc 5, anche il gioco di carte reale subisce notevoli cambiamenti. Secondo i mostri fusione, rituale, sincro e Xyz erano i mostri ad adattarsi alle meccaniche di gioco, con l'avvento dei mostri Pendulum è il gioco ad adattarsi ai mostri e non viceversa come era stato negli anni precedenti. Infatti vengono introdotte due nuove zone sul terreno di gioco, ovvero le zone Pendulum, dove i mostri possono essere usati anche come carta magia. Ci avete capito qualcosa? No? Nemmeno io, andiamo avanti. A parte gli scherzi, i mostri Pendulum resero il gioco molto più veloce, perché grazie ai valori Pendulum ti permettevano di evocare quanti mostri volevi, a patto che i livelli dei tuoi mostri non siano superiori o inferiori a quei valori. È un casino, lo so ragazzi, probabilmente l'ho anche spiegato male, ma andiamo avanti. Arriviamo circa ai giorni nostri, dove nel 2017 in Giappone esce Yu-Gi-Oh! Reigns. Questa serie vede come protagonista Yusaku Fuyuki, un ragazzo a cui non piace molto distinguersi, ma che segretamente è un abilissimo hacker. E duella grazie a una piattaforma di realtà virtuale denominata Link Reigns, che consente ai duellanti di separare le loro vite quotidiane da quelle del gioco e permettendo loro di assumere le sembianze di un avatar virtuale. L'anime ci introduce ai mostri Link, che a loro volta ci introducono una nuova meccanica di gioco. Infatti la Konami si era accorta che con i mostri Pendulum aveva dato un'accelerata fin troppo pesante al gioco. Per questo fu costretta a rimediare con i Link, che diedero una netta frenata al gioco. Forse fin troppo netta. Infatti questi nuovi mostri Link, che non presentano né livello né difesa, ci introducono una nuova zona all'interno del terreno di gioco, ovvero la zona Link. Il gioco cambiò per via delle frecce che puntavano verso l'alto, verso il basso o di lato, sul proprio terreno di gioco o di quello dell'avversario, che indicavano la zona mostri tua o dell'avversario. In pratica solo tramite le frecce Link che puntavano determinate zone si poteva evocare mostri da extra deck. Senza mostri Link infatti i giocatori potevano evocare solo un mostro da extra. L'intero gioco fu costretto in parte a reinventarsi
e tantissimi player furono costretti a inserire mostri Link all'interno del proprio deck. Finché la Konami lo scorso aprile tolse finalmente questa regola, che secondo la quale non si poteva evocare più di un mostro da extra deck, rendendo il metagame, ovvero il gioco competitivo, finalmente più vario. Ed è anche la ragione per cui mi sono riavvicinato al gioco. Insomma ragazzi, Yu-Gi-Oh! È uno dei giochi di carte più longevi della storia, e i fattori che l'hanno portato al successo sono diversi, ma è possibile sintetizzarli in tre principali caratteristiche. 1. L'accessibilità, che sebbene oggi la necessità di variare maggiormente il gioco abbia portato la Konami a introdurre nuove carte e meccaniche inedite, ciò che i novizi devono sapere per iniziare sono una manciata di concetti. I mostri attaccano il tuo avversario, le magie di norma le usi per lo più all'interno del tuo turno e le trappole le usi invece nel turno dell'avversario. Poi negli ultimi anni, grazie a Yu-Gi-Oh! Duel Links e a Yu-Gi-Oh! Speed Duel, tutti possono iniziare a giocare anche partendo da zero, visto che la Konami ha pensato a questi due prodotti proprio per chi volesse iniziare a giocare al gioco di carte. Il secondo aspetto importante di Yu-Gi-Oh! È la capacità di rinnovarsi continuamente. Infatti, se la Konami si basava inizialmente sui disegni di Takahashi per creare le carte da distribuire, successivamente ha prodotto delle carte che non provenissero necessariamente dal manga o dall'anime. E con Structure Deck e nuove espansioni ha saputo in qualche modo mantenere viva la passione per tutti i fan sparsi in giro per il mondo. Il terzo fattore, sicuramente non meno importante, è la rilevanza che continua a mantenere il lato competitivo. Con un numero di giocatori iscritti ai tornei nazionali e internazionali sempre numeroso, oltre a continuare ad essere popolare tra gli amatori, quindi chi gioca for fun, per divertimento, proprio come il sottoscritto. Yu-Gi-Oh! Non si limita a sopravvivere. Infatti, dopo più di 20 anni dall'inizio del manga, il gioco e le serie anime continuano a divertire e ad appassionare. Certo, forse non come un tempo, ma possiamo dire che Yu-Gi-Oh! Ha superato brillantemente le varie sfide che la tecnologia e il semplice passare del tempo gli hanno posto davanti. Bene ragazzi, direi che questo mio video può terminare qui. Mi dispiace aver portato la seconda parte di Yu-Gi-Oh! La storia praticamente un anno dopo aver registrato la prima, però se ci penso forse è meglio così, perché almeno questa seconda parte l'ho potuta registrare, diciamo, in modo un pochino più professionale rispetto alla prima parte, ecco. Poi sicuramente negli ultimi mesi mi sono evoluto anch'io pian piano nel montaggio, eccetera, eccetera, quindi sicuramente questo è un video qualitativamente migliore rispetto alla prima parte. Ci terrei soltanto a dire che è probabile magari che in un futuro prossimo indefinito io porti un video magari unico, intero, su la nascita, la crescita, l'evoluzione di Yu-Gi-Oh!, del franchise appunto, di questo gioco di carte, di questa serie anime. Il problema ragazzi è che su internet c'è veramente poca roba, ci sono poche fonti per portare una roba veramente approfondita. Diciamo che questi due video mi sono stati molto utili per capire come muovermi sull'argomento di Yu-Gi-Oh!, che è un argomento ragazzi veramente veramente complesso, e anche registrare questo video ammetto non è stato facile, perché ci sono tutti termini tecnici eccetera eccetera, quindi insomma sicuramente è un video fatto apposta per chi conosce Yu-Gi-Oh! E vuole capirne magari da come è nato, come si è evoluto eccetera, o magari anche per chi lo conosce poco e vuole saperne di più. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso fosse così, vi invito a lasciare un bel like per sostenermi e a condividere il video con i vostri amici appassionati di Yu-Gi-Oh! I link alle mie pagine social, Instagram e Facebook, ve li metto sempre in descrizione, quindi non avete scusa, andatemi a seguire anche lì. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo a un prossimo video.